Il mio francese medico, un ostacolo insormontabile? Aspetta che finisca il mio corso di cinese medico allora. Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stefano e lavoro come medico a Ginevra. Nel video di oggi vi racconto il nuovo corso del mio francese medico intitolato Esame Obiettivo, ovvero tutto quello che ti serve conoscere per affrontare un esame clinico in francese senza stress. Ma prima di iniziare, mi raccomando, se vuoi sostenere il mio canale, iscriviti, lascia un bel like su questo video e fammi sapere nei commenti che argomento ti piacerebbe che trattassi nel mio corso di francese medico in futuro. Dopo aver visto nel primo corso come prendere e come fare una storia del paziente, eccoci arrivati al momento dell'esame clinico. Se fare un'anamnesi in una lingua straniera ti ha richiesto impegno, domandare al paziente di alzare una gamba, camminare su una linea retta, respirare con la bocca aperta, toccarsi il naso, eccetera, potrebbe richiedere un impegno ancora maggiore. Mi riferisco per esempio a questo. Ça me fait trop mal, docteur. Je n'y arrive pas. Désolé, je vais tester la sensibilité et puis j'arrête de vous embêter. Je vais vous toucher la cuisse avec un bâtonnet en bois qui a un côté lisse et l'autre qui pique. Vous sentez quand je vous touche la cuisse? Un po' di sana determinazione, tanto duro lavoro e questo corso ti aiuteranno a superare l'ostacolo. Come hai visto nel primo corso, l'anamnesi, il corso si articola in tre parti. La prima parte in cui ascolterai un dialogo a velocità reale. In questa parte ti dovrai concentrare soprattutto nell'ascolto. Ascolta e riascolta. Cerca soltanto di capire il senso, non c'è bisogno a questo punto di capire parola per parola. Per questo ci sarà la seconda parte, ovvero riascolterai i dialoghi ad una velocità più lenta, in modo da poter ascoltare ogni singola parola e soprattutto di poter esercitarti a ripetere le parole e a migliorare la pronuncia così difficile in questa lingua. Ah, tra l'altro, prima di dimenticare, se hai comprato il primo corso, l'anamnesi, dovresti aver già ricevuto una mail con un link per una survey per farmi sapere cosa ti è piaciuto e cosa no. Riempilo e questo ti darà il diritto al 50% di cashback sull'acquisto del secondo corso. Ma dicevamo, prima parte, dialoghi a velocità reale. Oui, docteur, ça me fait à nouveau mal. Et même avec les anti-inflammatoires, ça ne s'améliore pas. Et en plus, j'ai clairement de la peine à marcher. Donc depuis hier, j'utilise des cannes. Seconda parte, focalizzata ad ascoltare dei dialoghi a una velocità molto più lenta per cercare di capire parola per parola e allenarsi con la pronuncia. Si vous le permettez, je vais relever votre t-shirt sur le ventre. Et je vais écouter les bruits intestinaux. Ed arriviamo infine alla terza parte, in cui approfondiamo un po' più nel dettaglio le espressioni che meritano un po' più di attenzione, i vocaboli medici che devi conoscere e qualche spiegazione supplementare che può servirti nel tuo lavoro quotidiano. Vos amygdales sont bien rouges et enflées. Le tonsille arrossate e ingrossate. Le fond gorge est calme. La gola o l'orofaringe è normale. Arrivez-vous à avaler? Riesci a deglutire? Sei pronto a continuare il tuo studio del francese medico? Allora non ti resta che cliccare nel link qui sotto in descrizione. Ovviamente mi sono completamente dimenticato di darvi delle informazioni essenziali, complice forse la lunga giornata di lavoro o i primi casi di monkeypox a Ginevra, boh. Ma bando alle ciance, sappiate che per le prossime 72 ore avrete la possibilità di acquistare il corso, l'esame obiettivo, scontato del 20% e il pacchetto combo anamnesi più esame obiettivo al 20%. Mi raccomando, 72 ore a partire da adesso. E anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti qui sotto come avete imparato voi una lingua straniera e noi ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao!